Marito e moglie sono a casa che discutono e fa il marito: "Oh, e c'è un problema, qui i soldi non bastano, a fine mese non ci si arriva." Ma come non ci si arriva? Allora che si fa, che non si fa? Oh amore, io ci ho ripensato, senti, vai un po' a provare a battere in strada, magari si riuscirà qualcosa. Ma come a battere in strada? Dai, ma che dici? Oh amore, la situazione è tragica, bisogna fare qualcosa. E c'è da fare la spesa a fine mese. Vabbè, via, proviamo anche sta strada. Ma come si fa? Gli fa il marito: "Guarda, facciamo così, te ora ti vesti tutta, ti trucchi, ti vesti tutta sexy e poi si va per strada, io mi metto dietro un cespuglio, te stai lì davanti, quando arriva il cliente ti suggerisco cosa dirgli, va bene?" "Va bene, via, facciamo così." Sicché de, questa si trucca tutta, si veste tutta sexy, minigonna, tacchi, calze a rete, tutta scollata, tutta truccata, rossetto, ballo, rosso, fone, ermuso. Sicché de, scendono, vanno in macchina. Arrivano a un cespuglio, questo parcheggia dietro e la moglie davanti. Dopo poco arriva un cliente, arriva lì: "Signorina, quanto vuole?" La moglie: "Oh, ma ha chiesto quanto voglio, che gli dio?" Gli fa il marito: "Digli 30 bocca amore." "Ragazzo, 30 bocca amore, va bene?" E questo te quale fa: "Signorina, ma io ho 5 euro e basta." La moglie va dal marito e gli fa: "Oh, ma questo c'ha 5 euro e basta." E digli per 5 euro gli fa una sega. Oh, sicché torna dal ragazzo: "Senti, per 5 euro ti posso fare una sega, va bene?" Vabbè, se di più non si può fare, facciamo così, fammi una sega. Sicché de, questa monta a macchina, questo si spoglia, tira fuori una fava così enorme. Ah, gli fa la moglie: "Ah, aspetta un secondo, eh." Sicché la moglie scende, torna dal marito: "Oh, ma che è successo? Un ti pagava." "No, senti, ma che ce l'hai 25 euro da prestargli?"